Buongiorno amici, nel mese di luglio vi porterò a conoscenza di tutta una serie di novità, vi porterò a conoscenza degli sviluppi, degli studi, delle ricerche del professor Abi Loeb, del Galileo Project, insomma, e di diversi altri argomenti. Tra l'altro, tra i vari argomenti che tornano ciclicamente di moda, c'è anche quello della massoneria, della Chiesa. Ci sono alcuni di voi che mi fanno domande sulla massoneria, eccetera, e allora ho deciso di fare una cosa. Visto che siamo in estate e che è anche tempo di passatempi, allora ho deciso di invertire l'ordine delle cose. Cioè, sono io che proporrò a voi delle domande e le prendo da un vecchio studio che avevo pubblicato con la casa editrice Uno Editori, che purtroppo ha deciso improvvisamente di chiudere i battenti. E quindi non esiste più, insomma, non è più reperibile. Però vi farò adesso una serie di domande, chiedendo a voi di rispondere, ma rispondere quindi su un pezzo di carta, e magari se siete così un gruppo di amici potete anche giocarvi l'aperitivo per vedere chi ne azzecca di più, perché alle volte noi viviamo in una situazione nella quale siamo condizionati da dei luoghi comuni. E allora adesso io vi farò delle domande chiedendovi: questa cosa l'ha scritta la Chiesa o l'ha scritta la massoneria? E voi potete mettere una C o una M alla fine della domanda 1, domanda 2, domanda 3 e così via, e poi alla fine vi giocate l'aperitivo. Allora così, visto che siamo in estate, ci divertiamo tutti assieme e poi torneremo ovviamente a parlare, come vi ho detto, di novità. Allora cominciamo. Se avete un pezzo di carta, la prima è: chi predica la morale e non la attua è peggiore dell'immorale confesso. Chi l'ha detto? Voi potete scrivere e io vi dico che l'ha detto la massoneria. Sotto il video troverete le fonti dei testi da cui sono prese queste affermazioni, perché sono tutte scritte. Ovviamente. Seconda domanda. In modo che sia possibile a ciascuno di noi servire l'umanità nel corso di quella breve parentesi che la nostra vita terrestre rappresenta. Chi l'ha detto? L'ha scritto la massoneria. L'organizzazione il cui programma si riassume in questi punti: obbedire alle leggi, praticare la giustizia, amare i propri simili. Chi l'ha scritto? La massoneria. La bellezza e l'armonia dell'azione trovano una significativa espressione nell'ordine con cui ciascuno è chiamato a partecipare attivamente. Ciò comporta il riconoscimento dei diversi ruoli gerarchici implicati. Chi l'ha scritto? La Chiesa. Tutti noi alla fine saremo giudicati. Chi l'ha scritto? La massoneria. Si sta impegnando questa organizzazione fortemente per costruire momenti di incontro fra le molteplici realtà. L'ha scritto la massoneria. La diversità vissuta con buona volontà, in maniera fattiva, può essere fonte di arricchimento e non di insanabile divisione. La massoneria. Bisogna pensare a uomini resi nuovi, in grado di cambiare le regole e le qualità delle relazioni e anche le strutture sociali. La Chiesa. Bisogna liberarsi dalle pesanti scorie prodotte da egoismo, pigrizia, superstizione e conseguire la realizzazione spirituale. Chi l'ha scritto? La massoneria. Nessuna dottrina è mai riuscita ad offuscare la sua luce,
a deviare o di infrangere il fine. Chi l'ha scritto? La massoneria. Chi ha scritto questo? Pone come principio che il creatore ha dato all'uomo come il bene più prezioso la libertà. Chi l'ha scritto? La Chiesa o la massoneria? La massoneria. L'efficacia del rito è indipendente dal valore dell'individuo che lo compie. La condizione necessaria è che egli abbia ricevuto il potere di compiere il rito. Chi l'ha scritto? La massoneria. L'attiva partecipazione deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. Chi l'ha scritto? La Chiesa. State andando avanti bene? State azzeccando tutti? Se il fine è il perfezionamento dell'uomo, è indispensabile che l'uomo pratichi la vera morale, la massoneria. Egli deve essere giusto, umano, si parla dell'individuo, sincero, benefico verso ogni specie di persona e soprattutto buon padre, buon figlio, buon marito, buon cittadino. Chi l'ha scritto? La massoneria. Alla grande crisi spirituale e morale che travaglia oggi l'umanità, e ci siamo dentro, anche se questa cosa è stata scritta molti anni fa, e dai compiti ardui che è chiamata ad assolvere. A chi si riferisce? All'organizzazione della Chiesa o all'organizzazione massonica? Alla massoneria. L'umanità comprende sempre più chiaramente di essere legata da un unico destino che richiede una comune assunzione di responsabilità. La Chiesa. Bisogna parlare di amore, di carità, di onestà, di generosità. Chi è che afferma questo? La massoneria. L'individuo non ha il diritto di vivere per sé solo, ma deve portare il peso delle miserie altrui. Ancora una volta, chi l'ha scritto? La Chiesa che ci invita a portare le miserie altrui? No, la massoneria. Bisogna incoraggiare una fattiva solidarietà che raggiunga i bisognosi. Avete segnato? È la Chiesa. Bisogna dimenticare le ingiurie e non sentire più le sue pene e ritrovare la serenità di spirito. Chi l'ha scritto? Avete segnato? La massoneria. Si è obbligati a riconoscere che esiste una religione rivelata positivamente. Questo è facile. Chi l'ha scritto? La massoneria. Il cristianesimo è individualista nel senso che il problema fondamentale della vita è quello dei rapporti personali con Dio. Chi l'ha scritto? La Chiesa. Lo scopo che si attua nella ricerca del vero e del giusto, questo è lo scopo dell'individuo. Chi l'ha scritto? La massoneria. Il vero, come ponte al trascendente, opera sul piano della spiritualità. Avete segnato? È la massoneria. Un tema caro alla, e qui dovete stabilire se è la Chiesa o la massoneria, è la liberazione dell'uomo da ogni schiavitù, dalla miseria, dall'ignoranza. Chi l'ha scritto? La massoneria. Bisogna realizzare concretamente i più elementari diritti dell'uomo
e assumere una dimensione sovranazionale. Chi l'ha scritto? La massoneria. L'enorme progressione delle tecnologie amplifica la distanza tra paesi avanzati e paesi del terzo mondo, dunque è un elemento negativo. Avete segnato? È la massoneria. Gli eventi di natura economica che si produssero nel XIX secolo ebbero conseguenze sociali, politiche e culturali dirompenti. L'ha scritto la Chiesa. La struttura legislativa internazionale mostra segni di concezione di un ordine mondiale che non è più tale e necessita di urgenti rivisitazioni nei suoi massimi organismi, ONU avanti tutti. Avete messo la vostra risposta? È la massoneria. Bisogna procedere mediante lo studio e l'esercizio del dovere guidato dalla coscienza secondo la legge della sincerità. La massoneria. Nell'applicare i dettami di questa organizzazione si manifesta l'amore più grande, quello che spinge a dare la vita per i propri amici. Chi l'ha scritto? La Chiesa. Avete purificato le vostre anime nell'obbedienza della verità per una fratellanza non ipocrita. Avete segnato? È la Chiesa. Inserito in questa prospettiva, ciascun uomo di buona volontà può intravedere i vasti orizzonti della giustizia e dello sviluppo umano nella verità e nel bene. La Chiesa. Bisogna essere persone capaci di portare pace dove ci sono conflitti, di costruire e coltivare rapporti fraterni dove c'è odio. La Chiesa. Questa organizzazione mira ad un umanesimo plenario, vale a dire alla liberazione da tutto ciò che opprime l'uomo e allo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. La Chiesa. Il dogma dell'esistenza di un solo Dio, come quello dell'immortalità dell'anima, sono rivelati come punti culminanti della dottrina. Chi l'ha scritto? La massoneria. Questa organizzazione insiste sulla nozione di diritto naturale come anima dell'ordinamento che va instaurato sul piano sia nazionale sia internazionale. Chi l'ha scritto secondo voi? La Chiesa. Ricordatevi che per i veri, quindi cristiani o massoni, ricordatevi che per i veri la ricchezza e l'orgoglio non sono altro che chimere. La massoneria. Figli dello stesso Dio, tutti i mortali sono fratelli. Chi l'ha scritto? La massoneria. Il codice di buona condotta è basato sulle virtù teologali della fede, speranza e carità e sulle virtù cardinali. Beh, questa è facilissima. Sicuramente la indovinate tutti. L'ha scritta la massoneria. Siate tutti unanimi, compassionevoli, fraterni, misericordiosi e umili. L'ha scritto la Chiesa. Il lavoro è la grande vocazione dell'uomo e fa di lui l'immagine di Dio. La massoneria. Lo spirito deve sostituirsi alla mano perché quest'ultima, nelle condizioni di lavoro attuale, ha perso il suo campo di attività. E questo riguarda non soltanto il presente, ma il futuro verso il quale ci stiamo muovendo.
Quindi la ripeto, lo spirito deve sostituirsi alla mano perché quest'ultima, nelle condizioni di lavoro attuale, ha perso il suo campo di attività. Chi l'ha scritto? La massoneria. Il lavoro deve essere visto come libera scelta di esercitare il proprio potere di azione nell'ascolto di una volontà superiore. Avete scritto? È la massoneria. Nella società, infatti, sono in gioco la dignità e i diritti della persona e la pace nelle relazioni tra persone e tra comunità di persone. Beni, questi, che la comunità sociale deve perseguire e garantire. Chi l'ha scritto? La Chiesa. Lasciare vagare qualcuno senza riferimento, ritenendo che scoprirà in se stesso la morale, significa impedirgli di divenire una persona responsabile. Avete scritto? La massoneria. Credersi capaci di scegliere in tutta libertà è un'illusione che consente all'ego di dominare incontrastato. Chi ha scritto questa affermazione? La massoneria. Il lassismo può essere assimilato a un cancro che colpisce il corpo sociale. La massoneria. Fare beneficenza significa fare il bene, essere in ogni istante una benedizione incarnata per tutti. Chi l'ha scritto? La massoneria. Allora, adesso mentre fate i conti per vedere chi deve pagare l'aperitivo, a me viene da fare una osservazione. Queste naturalmente sono alcune tra le centinaia di migliaia di citazioni che si possono fare. Quello che mi interessa mettere in evidenza è il fatto che queste due organizzazioni, almeno nelle affermazioni di principio, non sono così diverse. Quindi non si tratta di prendere le difese dell'una o dell'altra, ma si tratta di capire come in realtà, quando si parla di principi, ovviamente si mira ai principi più alti. Quando poi si passa all'attuazione, la realtà ci dimostra che le cose stanno molto spesso diversamente da quelle che sono dichiarate. Quindi questo era lo scopo di questo test, di questo gioco, far capire come in realtà queste due organizzazioni non sono poi così diverse, almeno per quanto riguarda i principi. Lo ripeto, voglio essere chiaro, perché non sto prendendo le parti né dell'una né dell'altra, assolutamente, ma quando si passa dai principi all'attuazione, questa è la cosa più importante, le cose cambiano spesso in modo drastico. Questo mi interessava mettere in evidenza, e mi interessava mettere in evidenza come sia facile spesso intercambiare e quindi confondere, almeno in linea di principio, organizzazioni che sono così potenti nel mondo, che hanno in mano il potere, l'una per uno scopo e l'altra magari per un altro scopo, ma che comunque nelle dichiarazioni dei principi fondamentali sono comunque spesso intercambiabili e non così facilmente distinguibili. Quindi, in attesa delle prossime, ciao a tutti e grazie.